Riprendiamo il discorso di mercoledì scorso, così andiamo avanti su questa parte, mentre già, come sapete, no, questo laboratorio e il prossimo saranno ancora sugli argomenti di modellazione concettuale, modellazione di processo, noi già qua in aula cominciamo a portarci avanti preparandoci per l'argomento successivo. Ecco, la settimana scorsa abbiamo parlato di modellazione di rappresentazione dei livelli, no? Se torniamo un attimo indietro, dicevamo che in un sistema informativo tipicamente c'erano tre livelli, il livello della presentazione, quello delle regole di business e quello dei dati. È una semplificazione perché poi a volte le cose sono più complesse oppure non sono così nettamente separate, però sono livelli su cui ovviamente avvengono ragionamenti diversi. Un pochino noi ci riconosciamo, nel senso che il modello, il livello delle regole di business è alla fine il livello a cui si ragiona in termini di processi, quindi quali sono le cose che sono da fare e con quali regole. Il livello dei dati è quello con cui si ragiona a livello concettuale. Il livello della presentazione, no, noi non l'abbiamo ancora visto dal punto di vista pratico, ma immaginiamo che da qualche parte dovremmo iniziare a ragionare sull'interfaccia. Eravamo arrivati a questa slide la settimana scorsa. E da qua facciamo uno zoom su ciò che implica, in certo senso, avere questi livelli logici dal punto di vista pratico, dal punto di vista tecnologico. Sì, è una divisione concettuale comoda che mi permette di ragionare sulla progettazione del sistema, ma è anche in realtà ha una implicazione fisica, cioè sull'hardware, sui server che devo utilizzare, sul software, cioè su dove, poi su quali applicativi software mi servono, dove sono installati, come parlano tra di loro e così via. Quindi l'organizzazione logica, l'architettura logica del sistema informativo in qualche modo ha anche un risvolto, ovviamente, sulla sua architettura e implementazione di tipo fisico. Quindi iniziamo un attimo a ragionare su questo aspetto, no, del modello tecnologico, no? Aspetto più fisico, più realizzativo, senza ovviamente entrare troppo nel dettaglio perché noi ci fermiamo prima di dover, diciamo, preoccuparci di implementare. Allora, si parla di architetture che nei sistemi informativi, diciamo così, tradizionali sono di tipo client-server, ossia ci sono vari livelli che spesso si chiamano tier, no? Ciascuno dei quali usa i servizi forniti dai livelli sottostanti o dal livello sottostante. Quindi immaginiamo un'architettura semplice a due livelli, c'è un livello dei dati e un livello che chiamiamo genericamente di applicazione. Il livello applicativo userà le funzioni messe a disposizione dal livello di gestione dei dati. In questo senso il livello di gestione dei dati è un server, cioè mette a disposizione delle funzioni al livello applicativo, il quale si comporta nei suoi confronti come client, ossia richiede certe informazioni. Quindi immaginate la logica di un sistema informativo che vi richiede dei dati, poi verifica che non siano già stati inseriti. Allora, il fatto che devo fare una richiesta e poi dopo una verifica, poi un confronto, è una questione applicativa, di logica di funzionamento. Il controllo che i dati si siano già oppure no è un'operazione che deleghiamo, deve essere svolta a livello di gestione dei dati. Quindi questi livelli lavorano in modo indipendente, ciascuno usa, diciamo così, le funzioni offerte dagli altri. E normalmente questi livelli li immaginiamo impilati uno sull'altro, in modo che ciascun livello possa usare o aver bisogno di usare le funzioni del livello sottostante. Del o dei, ma di solito si cerca di fare in modo che sia uno solo a livello sottostante a cui devo accedere. Quindi è una sorta di scalinata in cui ogni gradino costruisce qualche cosa in più sulla base del gradino precedente. Il gradino più basso è quello dei dati, che c'è sempre. Poi su questi dati posso costruire cose diverse. Se le cose diventano più complicate, potremmo avere non due livelli, ma anche tre, c'è un livello dei dati su cui si appoggia un secondo livello di regole di business, su cui si appoggia un terzo livello di presentazione,
E quindi il livello di presentazione è l'interfaccia utente, quindi potrei avere un livello di presentazione su tablet e un livello di presentazione su web, che sono due applicazioni software completamente distinte, ma entrambe usano le regole di business che sono imposte da un livello intermedio che di per sé lui non ha nessuna interfaccia, ma mette a disposizione dei servizi che possono essere richiamati dalle interfacce per poter completare, no, le operazioni. E così via, no? Quindi sono modulini che in qualche modo livelli, software, che si integrano tra di loro. Dal punto di vista più hardware, in qualche modo il modello client-server è un po' a metà di un'evoluzione tra il modello, la generazione precedente di sistemi informativi, quelli che erano basati su sistemi monolitici e anche gigantolitici, cioè grossi mainframe, grossi in termini di dimensioni fisiche, non di potenza di calcolo, rispetto a ciò che abbiamo oggi. Grossi sistemi monolitici in cui c'era un software, tutt'uno, non c'era nessuna separazione tra il livello dei dati, il livello della presentazione, il livello della logica, così come tendiamo a fare oggi, no? E di fatto sono stati i primi sistemi informativi che sono nati. Attualmente, appunto, si cerca invece di lavorare in modo più disaccoppiato, più separato, separando le varie competenze in modo di software diversi, proprio perché la lezione l'abbiamo imparata, fare sistemi monolitici di fatto li rende impossibili da gestire. Pensate anche solo se la persona che l'ha fatto, l'ha pensato, l'ha scritto, va in vacanza o cambia lavoro, tu rimani lì con un sistema di cui poi ti manca la conoscenza e ti manca anche la capacità di descriverlo. Vabbè, per fortuna in questi 40 anni qualcosa abbiamo imparato. Esistono in realtà dei sistemi ancora più snelli, no, di costruire sistemi informativi, in cui non ci sia una gerarchia così netta, dati, logica, presentazione e così via, ma ci sia una collaborazione un pochino più paritaria tra vari livelli software, tra vari moduli, no? Architetture di tipo peer-to-peer, si chiama una volta architettura a servizi, in cui ho vari moduli che possono poi richiedersi reciprocamente i servizi l'un l'altro, senza che ci sia, no, una gerarchia io sto sopra e tu stai sotto, ma sono vari servizi che collaborano. Questo è una tecnica che viene usata spesso per l'integrazione di sistemi in sistemi più complessi, quindi integri tanti sistemi diversi in un mega sistema in cui le varie parti in qualche modo devono comunicare, ma al momento, diciamo così, l'architettura dominante è ancora quella client-server a livelli. Giusto per dire una cosa che se ne sente parlare, ma che cosa sono questi vecchi mainframe di cui si parla sempre? Erano dei calcolatori che per l'epoca erano molto potenti e appunto il modello di sviluppo era persone che scrivevano software tipicamente in COBOL o linguaggi che oggi non si usano più tanto, all'interno di quei calcolatori. Non esisteva un vero e proprio modello di sviluppo strutturato, una bella propria architettura, ma di fatto si scriveva codice, no? Quasi sempre, si partiva direttamente dal codice. Ma il modello operativo era che il calcolatore era unico e gli utenti del calcolatore, di questo mainframe, si collegavano solamente attraverso quelli che si chiamavano, perché oggi di fatto non esistono più, i terminali. Un terminale, pensate di prendere un computer e togliere tutto tranne la tastiera e il video. Quello è un terminale, cioè una tastiera e uno schermo, che poi attraverso una linea, che poteva essere una linea seriale o in quelle più recenti anche una linea di rete, era collegato al mainframe. Per cui quando tu accendevi il terminale, no? Stiamo parlando di cose che hanno finito di esistere negli anni 90, come terminali fisici, poi però in realtà sopravvivono ancora, perché abbiamo visto la volta scorsa che l'evoluzione aggiunge ma quasi mai sopprime le tecnologie precedenti. Però tu arrivavi, accendevi il terminale, il terminale di fatto era una macchina stupida e ti faceva vedere, nel momento in cui accendevi il terminale, dall'altra parte c'era un filo proprio, una linea seriale, due fili, che andavano da te fino al server dove c'era il mainframe. Il mainframe si accorgeva che avevi acceso il terminale e quindi ti scriveva delle cose sul video. Ogni tasto che tu premevi andava al mainframe e lui rispondeva.
Okay? Mainframe potrebbe essere locale, potrebbe essere remoto, magari hai una banca che ha un mainframe unico sulle varie filiali e in qualche modo ogni volta, ogni tasto che veniva premuto veniva spedito e ogni cosa che veniva visualizzata dal mainframe. Dal punto di vista logico era come avere un unico grosso computer con tante tastiere e schermi con tutte le persone sedute intorno, solo che anziché essere tutti in cerchio, no? Affettuosamente intorno al mainframe, erano dislocati nei vari uffici e c'erano queste linee seriali che li collegavano. Però dal punto di vista software, tutto e solo il software girava lì dentro, dentro il mainframe e basta. Semplificava certe cose perché centralizzava moltissimo. Oggi queste cose esistono ancora, anche se magari davanti chi lavora allo sportello non ha più un terminale stupido ma un PC, ma dentro questo PC tante volte le vedete che cliccano su un emulatore di terminale, che di fatto è un programma software che si comporta come si comportavano i terminali una volta, lo riconoscete perché di solito i caratteri sono in verde su sfondo nero, che era il colore dei fosfori dei primi terminali che si riuscivano a costruire appunto negli anni 70-80, e ancora oggi gli emulatori di terminale spesso usano questo schema di colori, no? Lettere verdi su sfondo nero. E di fatto sul PC gira un applicativo che si comporta in modo stupido, di fatto usa lo 0% della potenza di calcolo di quella CPU, perché lo usa semplicemente per instradare i tasti che vengono premuti verso il mainframe e indietro. E il mainframe a sua volta non esiste più come macchina fisica, lo accennavo già la volta scorsa, ma esiste come macchina virtualizzata. Ma è ancora un modello che esiste, funziona, no? È superato, nel senso che ormai non si fanno praticamente più sviluppi nuovi in questo modello, ma le cose esistenti devono essere in qualche modo mantenute. Mentre invece, se vogliamo sfruttare un po' di più la possibilità di distribuire la potenza di calcolo, la capacità di calcolo, possiamo pensare appunto ad avere del software che gira sicuramente su un server centralizzato, ma anche del software che gira in modo decentrato, sul PC della persona che usa il sistema. PC o tablet o quale sia il dispositivo, no, che la persona utilizza per accedere al sistema. E quindi in qualche modo il sistema informativo non è più confinato dentro una stanza, parliamo del software, ma è distribuito in parte su un server che sarà all'interno di una stanza condizionata, protetta, eccetera, e in parte, no, sui dispositivi utilizzati, sui terminali evoluti o sui PC o sui tablet, sui dispositivi in generale, utilizzati dagli utenti del sistema, che in qualche modo avranno un po' di software installato sopra. Poi questo software potrà essere un programma che mi devo installare, un programma che mi ha installato, che ne so, chi gestisce la rete, l'information technology della mia azienda, un'applicazione in JavaScript che viene scaricata quando mi collego a una pagina, una pick up Android che devo scaricare dall'App Store della mia azienda, quello che sia. No, le modalità poi sono diverse. Ma alla fine sul mio PC gira del software che sa cosa sta facendo. Mi presenta l'interfaccia con il logo dell'azienda, con le funzioni che posso offrire, eccetera, eccetera. Allora l'utente interagisce in parte col software locale. E il software locale gli dà già delle risposte, delle visualizza, eccetera. Tutto il ciclo di immissione dati, visualizzazione, un primo controllo può avvenire, diciamo noi, in locale, cioè sul dispositivo che l'utente utilizza in prima battuta. Dopodiché questo dispositivo da solo non ha tutti i dati, non ha tutte le informazioni, non è neanche detto che abbia tutte le regole, e quindi ogni volta che l'utente deve fare qualche cosa, questo dispositivo in qualche modo deve parlare con il server. Quindi è un client su cui gira magari il livello di presentazione che poi deve parlare col server per fare l'aggiornamento dei dati o la ricerca delle informazioni o dei dati che devo visualizzare. Quindi questi due software, ciò che gira sul server e ciò che gira sul desktop, sul client, si devono in qualche modo parlare con questa interazione che è tipica che noi chiamiamo appunto client-server. Quindi di questi vari livelli di cui dicevamo prima, livello dati, livello logico, livello rappresentazione, alcuni possono anche girare su macchine diverse. Ad esempio, il livello della presentazione può girare sulla macchina desktop dell'utente e non necessariamente sullo stesso server su cui girano gli altri livelli.
Ovviamente questo è possibile se in mezzo c'è una rete sufficientemente veloce, sufficientemente affidabile, no, per poter lavorare, perché finché questi due si possono comunicare. Vabbè, questa è una figurina che riassume, un po' brutta da vedere, che riassume come sono fatti la maggior parte dei siti web più semplici. Ora molti sistemi informativi oramai lavorano su web, poi approfondiremo in una lezione apposita come sono fatti più nel dettaglio i sistemi basati sul web. Però di fatto voi siete sul vostro PC collegati a internet, il software che gira sul vostro PC tipicamente è un browser, no? Voi aprite sia Firefox, sia Internet Explorer, sia Chrome, sia Safari, il programma che usate per navigare. E questo programma parla con un server web, cioè di fatto il server su cui è ospitato il sito a cui vi collegate. Quindi voi siete in qualche modo client di un server web e vi scambiate dati, e questo è ciò che noi chiamiamo navigare, scambiare, far sì che il browser del vostro PC si scambi dati col server del sito a cui siete interessati. Ma poi questo server web da solo non sa, non è lui il sistema informativo, lui gestisce in qualche modo l'interfaccia utente via web. Poi a sua volta, quindi le richieste che voi date, fate, facendo dei link, dei click, le richieste che voi fate al server web, lui a sua volta le deve poi passare a un livello applicativo. Cioè qualcuno che sappia che cosa hai fatto, che sappia che cosa vuol dire il fatto che hai premuto inserisci oppure cancella. Il server web non lo sa, il server web sa come fare a disegnare le pagine, ma non sa il significato, le azioni, le regole di ciò che viene fatto. Questo deve farlo un software applicativo, che conosca le regole, il livello di business, il livello applicativo, il quale però a sua volta sa come fare le cose, sa quali cose devono fare, si devono fare, ma non conosce i dati su cui queste cose devono essere fatte. E quindi a sua volta lui si avvarrà di un livello dei dati sottostante. Quindi ciascuna di queste coppie, il client col server web, il server web con l'application server col data server, hanno una relazione client-server l'uno con l'altro. Questa figura suggerisce che non solo sono livelli di software diversi e ciascuno dei quali usa quello successivo, ma possono anche risiedere su macchine fisicamente diverse. E nei data center di una certa importanza così è, risiedono effettivamente su macchine diverse. E magari, ad esempio, se le elaborazioni sono molto pesanti, a livello applicativo, a livello dei dati, servono. A livello dei dati c'è un server che fa vedere che è molto largo perché contiene tantissimi dischi. Qui invece fa vedere dei server impilati perché magari sono macchine replicate, ciascuna delle quali gestisce 100 utenti contemporanei, ma io ne ho 200-250 in media e quindi non mi basta una macchina sola. E quindi devo replicarla in qualche modo. Quindi c'è poi l'operazione di mapping tra quelli che sono i livelli logici dell'architettura e poi le macchine fisiche su cui farli girare. E non è detto che la configurazione hardware di una macchina che sia adatta a far girare a livello applicativo sia la stessa della configurazione hardware che è più adatta invece a far girare a livello dei dati. Qui servono tanti hard disk in parallelo, ridondanza, tanta memoria. Qui invece serve tanta CPU e anche tanta memoria RAM, poco disco tutto sommato perché lavora solamente su dati transitori. Poi di solito di questi application server, il web server invece serve una connessione di rete estremamente veloce e alcuni dischi molto veloci su cui ci siano le immagini che devono essere servite, di solito messe in parallelo. Cioè ogni tipo di lavoro richiede un hardware specializzato. Se stiamo costruendo sistemi informativi che non hanno particolari requisiti di scalabilità o di prestazioni, va bene tutto. Ma se invece dobbiamo salire come prestazione, allora bisogna specializzare anche l'hardware, comprare, diciamo così, componenti opportuni. Ecco, questa separazione può essere declinata in molti modi diversi. La domanda è, sì, va bene, ho capito che una parte del software gira sul mio computer, una parte del software invece gira sul server. Ma fino a che punto? Quanto gira sul client e quanto gira sul server, o sui server, se immaginiamo come ciò che sta nella sala server centralizzata. E le soluzioni sono molte, e tutte possibili, e tutte in realtà esistono, no? E vengono utilizzate. Ad esempio noi potremmo pensare che il livello, allora l'unica cosa costante
è che i dati stanno sul server. Quindi il livello più basso per forza sta là. No? Deve essere centralizzato, protetto, curato. Poi c'è un'escusa che una parte dei dati, quelli che sto visualizzando in questo momento, viene anche ricopiato e reso disponibile ai livelli superiori, ma il livello su cui si fa la gestione dei dati è sempre remoto, sempre sul server, lato server. Così come il livello presentation, il livello più alto, è sempre nelle mani dell'utente. No, nessun utente lo obblighiamo ad andare fisicamente in sala server per poter usare il sistema informativo. Quindi in qualche modo l'utente avrà in mano un dispositivo e questo dispositivo farà girare il livello di presentazione, cioè l'interfaccia, i bottoni, le icone, le scritte, i colori. Allora questa è una costante. Poi come si dividono le funzionalità? Quindi la parte alta sono i livelli software che girano sul dispositivo dell'utente, la parte bassa invece rappresenta i livelli software che girano sul server. E questo punto di taglio può essere messo a livelli diversi. Ad esempio, questa, la prima colonna è il tipico modello delle applicazioni web tradizionali, dei siti web più tradizionali, in cui ho tutto il sito, diciamo, che gira sul server e sul mio client c'è semplicemente un browser molto semplice, molto stupido dal punto di vista applicativo, cioè non sa che cosa sto navigando. Il browser è lo stesso sia che io stia navigando su Facebook sia sul sito della mia azienda. Quindi di fatto gestisce solamente la presentazione. Tutta la logica applicativa, tutti i dati stanno sul server. Qui il livello presentazione è stato scritto due volte, non è un errore, perché in qualche modo già il server si deve preoccupare di preparare, diciamo così, il contenuto HTML, il contenuto delle pagine, quindi fa già delle operazioni di layout e impostazione di contenuti finalizzate alla presentazione e poi il browser fa il secondo passaggio, cioè quello di prendere questo HTML e tradurlo in elementi visibili sulla pagina. Ma come dicevo, l'architettura web le riprenderemo con molto più dettaglio. Diverso invece, guardiamo la terza colonna, è se io pensassi di installare un software sul mio computer. Se installo software sul mio computer, quindi non un browser, ma scarico il programmino apposta per, no? Non lo facciamo nei servizi per gli utenti normali, ma magari pensiamo al Politecnico, quando andate in segreteria, le signore allo sportello hanno dei programmi installati sul computer che vi permettono di vedere la vostra carriera, gli esami, eccetera, eccetera. No? Non sono siti web normali, sono programmi che sono stati installati, sviluppati. Ecco, allora vuol dire che sul livello, sul client, sta girando non solo l'interfaccia utente, ma anche della logica applicativa. Che cosa posso fare? Quali sono le funzioni che posso fare con questo studente che ha la carriera attivata, non attivata? Cosa posso vedere, cosa non posso vedere? Se devo inserire dei dati, quali sono i dati che devo chiedere a quell'utente? Quali sono i controlli che devo fare? Quindi c'è del software che non è più stupido, barra agnostico, come un browser web, che lui è sempre uguale indipendentemente dal sito che stai visitando, ma è un software che è stato pensato per svolgere quelle funzioni e che deve accoppiarsi alla perfezione con ciò che fa il server. E quindi non solo gestisce la presentazione, ma gestisce anche un po' di logica applicativa. Questa logica applicativa anche qua è duplicata. Perché l'ho duplicata? Non sarebbe meglio, come ho fatto invece nella quarta colonna, dire che la logica applicativa gira tutta sul browser, sul desktop, sul client, e questa va direttamente a manipolare i dati sul server? Eh? È possibile tecnicamente, ovviamente. Non mi piace tanto perché io mi sto fidando al 100% di ciò che fa questa logica applicativa qua e lascio accesso direttamente ai dati. No? E in alcuni contesti può andare bene, ma devo avere a quel punto un controllo assoluto anche di sicurezza su ciò che fa il client, perché a quel punto i dati sono esposti direttamente. Se qualcuno va a craccarmi questa logica applicativa, mi ruba i soldi di notte o mi cambia i voti, no?
mentre invece questa logica, nella terza colonna, quella che è chiamata logica distribuita, sicuramente alcune scelte, alcuni controlli, eccetera, vengono già fatti sul client, ma poi vengono rifatti e ne vengono fatti degli altri più approfonditi sul server. Cioè i veri controlli di logica avvengono qua, sul server. Il client può anticipare alcuni di questi controlli per comodità. Banale, inserisco un dato e non mi lascia cliccare su invia se non ho inserito tutti i campi che servono. Questo è un controllo che può fare benissimo, è un controllo di logica, cioè questa funzione è abilitata solo se certi dati hanno certi valori, è una cosa che posso fare sul client. Se non avessi questo livello, come nel caso web, io devo inserire i dati, clicco su invio e poi dopo il sito mi dice guarda che manca un pezzo. E allora reinseriscili. Quindi io posso anticipare sul client già dei controlli che il server farebbe comunque. Se poi questi controlli vanno a buon fine, allora possono essere aggiornati i dati. In realtà il mondo che abbiamo oggi di applicazioni web, io vi ho detto prima, la prima colonna rappresenta le applicazioni web tradizionali, le applicazioni web moderne invece sono più vicine alla terza colonna. Perché col fatto di, diciamo così, tutte le applicazioni dinamiche web, JavaScript and Company, quello che chiamano Web 2.0, permette anche alle applicazioni web di avere una loro logica applicativa a bordo. E quindi questo esempio che vi ho fatto, se non inserisco i dati corretti non mi lascia neanche cliccare sul bottone invio, di fatto lo troviamo nei siti normali che usiamo quotidianamente. E infatti all'interno di queste pagine non c'è solamente presentazione, ma c'è anche un po' di logica applicativa. Diciamo leggera, logica finalizzata all'interazione con l'utente, mentre poi ovviamente sarà poi il sito vero che farà tutti i controlli e gestirà tutti i processi. Possono essere anche architetture più complesse. Ad esempio, vedete le ultime due colonne in cui non solo c'è una duplicazione di logica applicativa, ma anche di dati. No, questo può essere utile, immaginate che so, un venditore che deve andare in giro a stipulare dei contratti. Lui avrà una sua applicazione sul PC che è quella di vendita, di catalogo, il preventivatore, eccetera, eccetera, ma non è detto che possa essere sempre connesso a internet, è in giro per la strada e allora avrà il sistema informativo, il software installato sul suo computer, sul suo portatile che si porta appresso, avrà una copia dei dati che gli servono. Cioè non è che puoi andare da un cliente e dire guarda qua non prende bene quindi non riesco a farti il preventivo, no? Non è accettabile. E allora a quel punto hai dei sistemi informativi che gestiscono una copia locale di un sottoinsieme dei dati, mica tutto, non ci avresti lo spazio, neanche lo vorresti. Però una copia locale di un insieme di dati di lavoro in cui posso a questo punto lavorare eventualmente anche in modo disconnesso, oppure minimizzo il numero di comunicazioni che sono richieste col server, poi posso anche salvare dei dati in locale e poi quando mi riconnetto avviene una sincronizzazione e questi dati vengono aggiornati in modo bidirezionale, in modo da avere a questo punto la trasmissione dell'ordine che è stato invece compilato in modo offline. Sono sistemi ovviamente più complicati da gestire. Non è uno stato unico del sistema, hai tanti stati che in qualche modo non sono allineati, ma anche questo è possibile. Quindi, effettivamente, in fase di progettazione fisica del sistema esistono molte alternative. Qual è, dal punto di vista di questa figura, il motivo vero per cui si sono affermate molto le soluzioni basate sul web? Quindi immaginiamo la prima colonna, poi sappiamo che possiamo anche passare sulla terza. Ma che vantaggio ha la prima colonna rispetto alla terza? O alle altre? È il vantaggio che sul PC dell'utente non c'è niente da installare. Un browser, va bene, c'è già. Mentre invece qui c'è un software che ha una sua logica applicativa da installare. Allora, contando che in un sistema informativo è all'ordine del giorno dover fare delle manutenzioni, degli aggiornamenti, correggere degli errori,
modificare le procedure, vuol dire che ogni volta che modifichi qualcosa dovresti andare su tutti i client, su tutti i PC di tutti i dipendenti, impiegati, consulenti, eccetera, dell'azienda ed andare ad aggiornare il software che c'è sul loro PC. Il costo di questi aggiornamenti è insopportabile, esagerato, è elevatissimo. No? Puoi anche fare, allora, puoi avere la versione base che è avere l'omino che gira computer per computer, ormai all'inizio si faceva così, adesso non si fa più, si fa con dei sistemi di gestione remota. Però vuol dire che alle 8 del mattino tutti accendono il computer e gli viene una bella schermata del tipo attendi sistema di aggiornamento. E perdi quei 10 minuti di tutti sperando che la rete funzioni, che vada bene. Poi attenzione che non è che puoi fare un aggiornamento e poi correggerlo, ah no, no, mi sono sbagliato una virgola, un'eccezione, quindi devo correggerlo al volo. Non puoi, devi aspettare il prossimo momento in cui sarà possibile fare, come dice, un push di un aggiornamento su 12.000 postazioni di lavoro diverse. Che a quel punto però devono avere tutta la stessa identica configurazione fotocopia, perché se sto automatizzando l'installazione non posso avere uno con Windows XP, l'altro con Windows 2000, l'altro con Windows 7, Windows 8, uno in italiano, l'altro in inglese, uno usa un browser, l'altro ne usa l'altro, no, standardizzo, blocco. E quindi costa moltissimo riuscire a gestire queste configurazioni di questi sistemi. Nel caso di un'applicazione web, invece cosa succede? Beh, se c'è qualcosa da modificare, lo modifico sul server. Il giorno dopo che le persone aprono, o l'istante dopo in cui le persone cliccano sul sito, semplicemente c'è già la versione nuova, non c'è nulla da installare. E questo dal punto di vista dei costi operativi è enormemente vantaggioso. Quindi quando si è capito questo, poi ci sono anche altri vantaggi, tipo i tipi di linguaggi di programmazione che si usano qua, che sono molto più noti e quindi più facile trovare consulenti rispetto a quelli che si usano da questa parte. Dal punto di vista dell'efficacia, l'efficacia costo-beneficio, le architetture web che sono nate per fare siti web, in realtà vengono usate oggi come strumento principale per la costruzione di sistemi informativi aziendali, interni all'azienda, che non dovranno neanche mai essere visitati da nessun utente su internet, tra virgolette, su web. No? Proprio perché la tecnologia si è dimostrata più comoda, più economica, diciamo, non comoda, no? Perché sarebbe molto più comodo avere un ambiente chiuso, invece qua è un ambiente molto più complesso. Ma su questo ci torneremo. Ovviamente dici, ma quanto costa l'hardware? E quanto costa dipende da che cosa devi farci. Essenzialmente, noi finora abbiamo parlato di aspetti funzionali, cioè un sistema che faccia certe cose, implementa certe funzioni, gestisce, offre certe interfacce, è installato e organizzato in certi livelli e quindi esegue certe funzionalità. Questi sono requisiti funzionali. Ma poi uno si chiede anche, ma è veloce o è lento? Allora, la velocità di risposta, per citare la prima cosa che è indicata qua, non è una funzione del sistema. Non è che il sistema fa una cosa in più se è veloce, ma è come lo fa. Cioè, quando l'utente richiede un'azione, questa azione viene compiuta nell'arco di 200 millisecondi. 300. Questa è una qualità che il sistema deve possedere mentre svolge le sue funzioni. Per questo parliamo di requisiti qualitativi. Al netto delle funzioni che il sistema deve fare, quando le svolge, deve svolgere con queste caratteristiche, con queste qualità. Ad esempio, deve rispondere entro un certo tempo. E il tempo di risposta è dato da una somma di fattori, che sono il tempo che ci mette il client a elaborare la richiesta, il tempo che ci mette la rete a trasmettere questa richiesta al server, il tempo che ci mette il server a elaborare la risposta e mandarla indietro. Riesco a stare sotto il tempo che mi sono prefissato? Se ho sufficiente potenza di calcolo, sufficiente connettività di rete.
La stessa cosa, la scalabilità, cioè il numero di utenti che il sistema è in grado di gestire contemporaneamente. Ogni utente attivo mangia un po' di memoria, mangia un po' di banda di rete, mangia un po' di CPU, e quando io sommo tutte queste consumi di risorse da parte degli utenti che stanno usando il sito, se raggiungo il limite fisico della memoria, del disco, della rete installata sul mio sistema, semplicemente il sistema non ce la farà a gestire nuovi utenti. Pensate quando fate il carico didattico tutti insieme, tutti gli stessi, il carico didattico rimane aperto per 3 mesi, ma tutti lo fanno gli ultimi 3 giorni e il sistema non regge. Non ce la fa, diventa lento, impossibile, si pianta, non risponde, non riesce a concludere. Perché viene usato al di sopra dei suoi limiti di scalabilità. Allora, tutti questi parametri, no, la qualità del servizio, in certo senso, offerta dal sistema informativo, hanno un impatto sul costo. Cioè, se io ho un sistema, ragioniamo per assurdo, che svolge le sue funzionalità, tutte, ma ha solo un utente per volta, basta un qualunque computer, anche quello che trovate in soffitta che non usate più, per farlo girare. Quindi di fatto il costo è tutto costo di sviluppo, di investimento, e praticamente nessun costo operativo. Quindi il lato funzionale, le specifiche funzionali di un sistema informativo mi determinano il costo di investimento, di sviluppo software. Ma poi dal punto di vista operativo, che svolga una funzione, che ne svolga 2, che ne svolga 50, è indifferente, io ho dei server da tenere accesi. Ma invece il costo dell'hardware e il costo poi dell'operatività, da che cosa è determinato? È determinato dai parametri qualitativi. Se ho bisogno di un tempo di risposta minore, devo avere più server messi in parallelo, con una rete più veloce, quindi pago ogni mese di più. Se voglio avere una maggior scalabilità, dovrò avere macchine, un maggior numero di server, carrozzati meglio, con più RAM, più disco, eccetera, eccetera, CPU più veloci. E quindi questo mi impatta più sul costi operativi. Può sembrare strano che io parli di costi operativi parlando del numero di server. Dice, ma no, come il numero di server? Vuol dire che le devo comprare, quello è un investimento, non è un costo operativo. In realtà, oggi molto spesso si affittano i data center, si affittano i server. Quindi tu paghi un canone annuale a un data center, paghi un tanto per ogni CPU che usi, un tanto per ogni server che usi. No? È molto più efficiente fare così, così hai delle aziende che sono specializzate in gestire i data server e tu paghi quello che consumi. Quindi per questo, diciamo, così il numero di server ti si ribalta su un canone mensile che hai sull'uso di quel data center, di una porzione di quel data center. È ovvio che se invece il data center te lo fai in casa, tu devi avere un piano di investimento ammortamento, ma alla fine, diciamo, quello che, se tu lo vedi dal punto di vista dell'ammortamento, hai comunque un canone, no? Un costo ricorrente nel tempo, che è tanto più alto quanta più scalabilità voglio fornire, quanto più velocità voglio fornire, quanti più dati voglio gestire, eccetera, eccetera. Questo è stato una delle cause del successo di quello che oggi chiamano cloud. Il cloud computing cos'è? Beh, una volta c'era il data center. Che ne so, prendi quello dei poveri, Aruba, no? Che magari conosciamo perché fa pubblicità, gestisce dei server, gestisce dei data center. Loro hanno, non so, 100, 1000, 10.000, quanti saranno, computer in una serie di edifici dedicati a far quello. Vuoi usare uno di quelli? E fa un tanto al mese. Vuoi usarne tre? E fa un tanto al mese, di più. Vuoi usare più potenti? Vuoi usarlo in esclusiva? Vuoi che la tua macchina sia condivisa con altri? Ti faccio un prezzo. Ok? Quindi di mestiere questi sistemi gestiscono dei pool di macchine e le affittano a pezzettini.
una parte di macchina, una macchina intera, un blocco di 10 macchine, tanti terabyte di memoria, eccetera, eccetera. Ok? Questo non è ancora quello che chiamiamo il cloud. Sono macchine di cui a questo punto io ne voglio 4, e ok, pago un tanto al mese, mi danno la password per poter arrivare, installare il mio software, faccio ciò che voglio. Anziché averle a casa mia le macchine, le ho a casa loro. Me le gestiscono loro, mi fanno i backup, se si rompe qualcosa lo sostituiscono loro, spese loro, e io pago per un servizio. Dover gestire un server a casa propria è un grandissimo sbattimento, perché se qualcosa non funziona, si rompe, l'hard disk si è rotto, la ventola che si è inceppata, eccetera, eccetera. Facciamolo fare chi lo sa fare, no? Però da quel punto di vista, a parte quello, a parte il fatto che chi deve, diciamo, mantenere vivo il sistema, tutto l'aspetto di software, di installazione del software, me lo faccio io. Io affitto solamente il ferro, l'hardware. E quindi se domani immaginiamo di essere una società che prevede che domani aumenteranno del 20% i volumi, perché, che ne so, ha fatto una campagna pubblicitaria, ha acquisito nuovi clienti, eccetera, eccetera. Allora vorrà dire che il mio sistema informativo dovrà gestire il 20% in più di lavoro. Ce la fa o non ce la fa? E se non ce la fa, è ovvio che io non è che posso dire: oh, che bello, ho acquisito il 20% di mercato in più, ma arrancherò perché il sistema informativo non permette alle persone di lavorare. Se vuoi essere licenziato, fai questo ragionamento. Allora devi fare un po' di capacity planning, si dice, no? Pianificare in anticipo la capacità che ti servirà. Col modello tradizionale, cosa facevi? Telefonavi al tuo provider di data center e dici: senti, ho bisogno di due macchine in più, almeno per i prossimi 3 mesi, perché sappiamo di avere un picco. Lui ti dice: va bene, aspetta un attimo, le installiamo, ve le configuro, e poi tu su queste 3 macchine in più dovevi installare, configurare tutto il software da casa. Era un lavoro che richiedeva qualche giorno. Qualche giorno, ok? I provider cosiddetti di cloud computing invece sono andati molto avanti, nel senso che ti obbligano diciamo prima cosa ti permettono di fare. Ti permettono di fare questa operazione di variazione del numero di server che usi in modo estremamente rapido, cioè con un tempo di risposta di un paio d'ore. Io magari normalmente ho 10 server, me ne servono 50, entro 2 ore li ho. Già installati, già pronti, e in alcuni casi già col software mio installato sopra, perché di fatto clonano, no, il software che era già disponibile sulle altre mie macchine. Chiaro che in questo caso devo scrivere il software appositamente pensando al modello di sviluppo di quel cloud provider. E questo, di nuovo, sono di nuovo ragionamenti di tipo economico, conviene molto perché io magari per il 90% del tempo ho una certa esigenza, uno zoccolo duro di necessità di prestazioni, e poi in alcuni momenti dell'anno ho dei picchi. Allora, se io vado su un modello di affitto normale, io devo dimensionarmi sul picco. E quindi pagare per una capacità che in realtà poi non utilizzo. Se invece ho un modello flessibile, io mi dimensiono sullo zoccolo duro e poi in quei momenti in cui avrò il picco farò un investimento extra, ma limitato nel tempo. Sono tutti trucchi per riuscire in qualche modo a star dietro ai requisiti qualitativi senza, cioè nel modo più economico possibile, pagando per ciò che usi. L'ultimo è più difficile, l'ho lasciato per ultimo, la disponibilità, l'availability. Un altro requisito qualitativo, dice qual è la percentuale di tempo sull'anno, tipicamente si misura, in cui il sistema è disponibile. Cosa vuol dire disponibile? Vuol dire che non è spento, o che non è raggiungibile, o che non è rotto, o che non ha degli errori che non lo rendono, diciamo così, utilizzabile. Idealmente, noi diciamo che il sistema informativo è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 100%. Allora, 100% non è di questo mondo, non esiste, non può esistere. Sarà 90 e qualcosa per cento. Qui dice, beh, tipicamente un valore che si cerca di raggiungere è 99,95% del tempo in cui il sistema è disponibile. Quant'è?
Se io 365 giorni all'anno e voglio avere una disponibilità del 99,95%, vuol dire che ho lo 0,05% del tempo in cui il sistema può essere non funzionante. 0,05 vuol dire, visto che è una percentuale, 0,0005 in termini di frazione. Che fa 0,18 giorni all'anno, per 24 sono 4 ore all'anno. Cioè in tutto un anno, catastrofi comprese, posso permettermi di tenere il sistema spento o guasto al massimo per 4 ore. Un'ora ogni stagione, ogni 3 mesi. Ma manco il tempo per installare gli aggiornamenti del sistema informativo, del sistema operativo mi dà. Se devo installare un aggiornamento, che installa l'aggiornamento, riavvia, eccetera, quanto parte? Parte 20 minuti, 10 minuti al mese? E non li ho 10 minuti al mese. Ho un'ora ogni 3 mesi. Vabbè, in realtà li avrei. Però vuol dire che mi sono mangiato metà dell'affidabilità solo per fare aggiornamenti di sistema. E se cambio delle versioni, se faccio aggiornamenti non solo del sistema operativo ma del sito, un sito nuovo, dovrò un attimo spegnere quello vecchio, accendere quello nuovo, migrare i dati. Vuoi concedermelo che ci vorrà un po' di tempo? E se la mia linea, la Telecom fa le bizze e quindi non funziona per un giorno? Un giorno, che un giorno? Siamo pazzi? Un quarto d'ora è già un problema. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che o le dichiarazioni di affidabilità sono delle balle, cioè lo scriviamo nel contratto ma poi nessuno verifica, oppure se vogliamo veramente raggiungere quei livelli di qualità, non possiamo pensare che non andrà mai nulla storto. Okay? Incrociamo le dita, se va bene arriviamo alla fine dell'anno senza fermare le macchine. No, non è serio. Dobbiamo prevenire. E prevenire di solito significa ridondare. Cioè dovrò avere un numero di risorse superiori, maggiori rispetto al previsto. Che ne so, anziché avere un server web ne ho due. E mentre aggiorno uno, l'altro funziona. E quindi posso permettermi di tenere spenta, non mi serve, me ne basterebbe una sola macchina, ma ne metto due. Perché in caso di guasto di uno dei due, l'altro continua a fare il suo lavoro. E quindi ho un guasto, gestisco e riparo il guasto senza interrompere il servizio. L'affidabilità è la scienza di far funzionare i sistemi anche in presenza di guasti, di varia natura. Facendo manutenzione preventiva, correttiva, sostituzione di pezzi, aggiornamenti, eccetera, ma mentre il sistema funziona, mentre il sistema è vivo. E possibilmente senza che gli utenti se ne accorgano, quindi senza causare delle riduzioni nella qualità del servizio. Questo si può fare, eh? Costa tantissimo, perché tu di fatto devi progettare un sistema grosso modo per il doppio della sua capacità effettiva, poi un po' meno per carità, e devi pensare a tutto. Manca la rete, e allora vuol dire che farò un contratto con Telecom, un altro con Fastweb, che usino linee diverse, quindi non moriranno entrambe insieme, no? Entrambe sovrabbondanti, ciascuna delle due è sufficiente a gestire tutto il mio traffico, ma ne faccio due con due operatori diversi. Manca la corrente elettrica e dovrò mettere dei generatori diesel da qualche parte, no? Perché purtroppo non abbiamo provider elettrici indipendenti a cui poter fare affidamento. Gli hard disk si contano sempre in multipli di due, no? Mai un dato memorizzato da una parte sola, ma sempre su due, almeno luoghi diversi, e così via. Questo fa parte molto della progettazione sistemistica. Allora, questo è ciò che fa sì che un sistema informativo fatto per, non so, la macelleria di mia zia costi, che ne so, 2.000 euro.
e un sistema informativo fatto per un'azienda seria che abbia tutti questi requisiti ne costi 100 volte tanto. Non è per la funzionalità, magari fanno le stesse cose, gestiscono gli ordini, i clienti, le fatture. Poi magari se non sono un'azienda più complessa avrà comunque anche una complessità funzionale maggiore. Ma non è quello il vero motivo, perché magari può costare 2-3 volte tanto in termini di sviluppo. Ma ciò che costa di più è ciò che fa lievitare i costi di un fattore moltiplicativo proprio, non 10% in più, ma 2-3-4 volte tanto, 10, sono i requisiti qualitativi molto più elevati che sono tipici del mondo enterprise rispetto a quello del mondo, se vogliamo, consumer barra hobbistico. E non si tratta solo di comprare hardware, si tratta di essere in grado di progettare il sistema già pensando a questa scalabilità qui. Ma anche, che ha impatto poi su tutto, sulla scelta del linguaggio di programmazione, anche solo. Cioè il linguaggio di programmazione del front-end web deve essere un linguaggio che permette di essere poi replicato in parallelo. Quindi linguaggi più semplici, più PHP, non vanno granché bene, perché devi fare salti mortali per riuscire poi a bilanciare il traffico e di condividere le sessioni tra i vari server. Adesso non voglio entrare nel dettaglio. Quindi complica tutto. Lo dico a voi e insisto perché c'è sempre la tentazione di dire ma quello là me lo fa per 5.000 euro. Ma cosa ti fa? Fa le stesse cose, sì, ma come le fa? È qui che casca l'asino, no? Con quali qualità? Ok. Chiuso l'aspetto, lo riprenderemo perché quando poi parleremo effettivamente dei requisiti, no, che uno deve indicare sul sistema. Per ora abbiamo, diciamo così, cominciato ad analizzare dal punto di vista sistemistico. Vabbè, poi ovviamente quando parliamo di sistemi che sono distribuiti, non centralizzati, in qualche modo i vari nodi del sistema, forse anche solo il client col server, devono parlarsi. E si parlano attraverso qualche rete di comunicazione. Uno potrebbe dire si parlano attraverso internet. Sì, può darsi, ma non sempre, non è detto. Io spererei proprio che il bancomat da cui prelevo i soldi non parli via internet col server della sua banca, no? Per ragioni se non altro di sicurezza. Quindi ci sono reti di tipo diverso, di cui quella che conosciamo noi, con cui abbiamo esperienza quotidiana noi, è di un certo tipo, ma non è l'unico. Adesso qui non sto a farvi così, la lezioncina di reti, ma ci sono varie tipologie, varie tecnologie diverse di rete. Noi, ad esempio, quella con cui abbiamo esperienza diretta è la cosiddetta rete d'accesso, o l'ultimo miglio. Cioè, come facciamo noi a collegarci a internet? Ho bisogno di un provider, un contratto col filo, la DSL oppure wireless cellulare, eccetera. Quello è però solamente l'ultimo segmento che collega me alla centrale più vicina. Poi queste centrali tra di loro sono collegate, ovviamente da link ad altissima capacità, speriamo, che a volte vengono chiamate backbone, cioè lo scheletro, no, della rete, che è di proprietà chiaramente dei fornitori di tecnologia. Poi a volte ci sono delle reti cosiddette metropolitane, la M sta per Metropolitan Area Network, ad esempio ci sono dei link dedicati, parlo di Torino perché lo conosco, link dedicati tra le varie istituzioni della città, per cui tra Politecnico, l'università, gli enti pubblici, quindi comune, regione, eccetera, ci sono dei collegamenti aggiuntivi di proprietà, in questo caso della città, non di Telecom, che permettono una comunicazione all'interno di queste istituzioni molto più veloce, senza passare dalla rete, diciamo così, pubblica dell'operatore. E ovviamente in funzione della distanza da coprire e della capacità aggregata dei dati, queste reti devono avere anche delle capacità trasmissive diverse, no? Ad esempio, su una rete locale, la rete locale è quella che potete avere a casa vostra, o quella che c'è nel vostro ufficio, il cavo Ethernet. È una rete che ha un'estensione che può essere, qui c'è scritto qualche chilometro, ma in realtà ragioniamo più sull'arco dei. Il Politecnico è lungo circa 1 chilometro, no? E su questa rete locale si viaggia a una velocità che è intorno ai 100 megabit al secondo, come capacità della rete.
Se passiamo a una rete geografica, tanto per fare due estremi, questa rete copre centinaia, se non migliaia di chilometri. Chiaro che non c'è un filo unico, c'è stata una serie di segmenti che passeranno attraverso centrali intermedie. E deve avere una capacità aggregata molto superiore, quindi si parla di terabyte al secondo. Un terabyte è 1000 volte di più, scusate, 1 milione di volte di più rispetto a un megabyte. Mega, giga, tera. No, 6 ordini di grandezza. E attenzione che la nostra percezione è l'inverso. Quando io lavoro sulla rete locale è tutto molto veloce, quando invece devo collegarmi a un sito che è lontano va più lento. Quindi la velocità percepita mia, non so, la DSL di casa mia, è quella di 4-5 megabit. Mentre invece sulla rete locale, se devo copiare i dati da un computer all'altro, lavoro a 100 megabit. Quindi l'utente vede la rete locale molto veloce, la rete geografica è molto lenta. Però qui c'è scritto che in realtà la rete geografica ha una capacità milioni di volte superiore. È bravo, perché ci sono milioni di utenti che la usano. Okay? Quindi questa è la capacità aggregata, non è la velocità vista dal singolo. Poi il singolo ne affitta un pezzettino di questa grande capacità. Però il fornitore di reti deve avere, ovviamente avere la capacità per poter accomodare le trasmissioni di tutti gli utenti. Poi, parlando di reti domestiche, devi sempre sperare che il tuo vicino di casa non sia uno di quelli che scarica film giorno e notte, perché è vero che li scarica sulla sua connessione a DSL, ma poi la tua e la sua vanno sulla stessa centrale Telecom, no? E quindi condividono la banda da lì in avanti. Questo è il problema delle offerte consumer, che ti dicono quella banda massima è questa, poi dipende da cosa riesco a fare. E condividono una banda unica che è a livello nazionale. Sul sistema informativo io quello che devo fare ovviamente è capire qual è la quantità di dati di cui ho bisogno, dati mensili, e assicurarmi che il luogo dove si trova il data center abbia la sufficiente capacità per poter portare questi dati verso i miei utenti, che possono essere le mie sedi aziendali, oppure magari gli utenti clienti finali, che quindi sono all'esterno, le aziende usano la rete pubblica per accedere. Trovate molto spesso in giro delle offerte di hosting di siti, quindi se volete fare il vostro sito gratis, vai lì, ti do il dominio gratis per un anno, cose di questo genere, e quindi costa niente, non ti danno tanto spazio, non ti danno tanta CPU, ma tanto di fatto vi danno una fettina piccola di un server molto più potente. Ma dove vi tagliano è sulla capacità di rete. Dico, tu fai il sito, ma puoi trasmettere massimo 100 megabyte al mese. Quindi se hai più di 4 utenti, di fatto non riescono più a collegarsi al sito perché esaurisci la tua quota mensile se non paghi extra, perché questo è è un costo vivo non facilmente ammortizzabile anche per chi fa data center. Chi fa data center è una macchina potente, usata all'80%, quel 20% lì posso anche regalarlo. Tanto la macchina ce l'ho. Ma la rete, chi gestisce il data center, la paga a sua volta al fornitore di connettività. E quindi quello è un costo, no? Che in qualche modo deve riuscire a, non può ammortizzare, non può nascondere dietro altri costi. Quindi vedete che molte offerte vi danno gratis la potenza di calcolo, ma in qualche modo vi chiedono di pagare la quota di rete che usate, perché quello non riescono ad ammortizzarlo. E noi conosciamo la rete internet, che è una rete tipicamente pubblica, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i nodi di questa rete, quindi tutti i calcolatori che in qualche modo sono collegati a internet e quindi hanno un indirizzo internet associato, di poter comunicare con qualunque altro calcolatore della stessa rete internet. Per come è nato, per come è stato pensato, Internet è stato pensato dicendo ogni calcolatore al mondo avrà un unico indirizzo, indirizzo IP, e la rete deve fare in modo di permettere lo scambio di dati tra qualunque coppia di indirizzi IP, quindi tra qualunque coppia di macchine al mondo. Una rete aperta e paritaria. Questo non sempre va bene. Ad esempio, all'interno di un'azienda, magari molte delle comunicazioni è opportuno che rimangano all'interno dell'azienda stessa. E quindi che il PC, che
che c'è sullo sportello numero 3 della filiale della banca, non possa ricevere comunicazioni da internet o spedirle così come vuole, come liberamente, no? Se no a lei, con i virus. O con la impossibilità di proteggere i dati. E allora, a questo scopo, si sono inventate, in un certo senso, le cosiddette intranet. L'intranet è un termine che viene usato per con due significati molto diversi. Qui vediamo quello di rete. L'intranet è una rete che si basa sugli stessi standard, gli stessi protocolli, le stesse tecnologie, gli stessi strumenti della rete internet generale, ma non è necessariamente collegata alle altre reti. Quindi è un pezzo di una rete simile a internet, ma più piccola, chiusa, disconnessa dal resto, privata. E il vantaggio, di nuovo, parlando di costi, qual è? È che uso le stesse tecnologie che vengono usate, sono state ammortizzate su scala mondiale per creare internet. Non ho bisogno di schede di rete diverse, uso le stesse, non ho bisogno di protocolli diversi, non ho bisogno di cavi diversi, di connettori diversi, di router diversi, uso gli stessi, che userei per collegarmi a internet, ma poi manca l'ultimo pezzo. Tu a casa tua vai, tagli il filo del telefono, ma tra i PC di casa tua riesci comunque a scambiare dati e vederti, pur di avere, non riesci nella pratica perché ti manca il DNS, ma lo puoi sempre mettere. Aggiungere un paio di elementi in più sulla tua rete locale e lavori tranquillamente, semplicemente non puoi né uscire verso l'esterno né dall'esterno possono vederti. Poi ovviamente è possibile fare in modo che una piccola parte della intranet possa vedere all'esterno e viceversa, ma questi sono dettagli. Quindi una intranet è una rete che si basa sugli stessi meccanismi della più generale, più nota internet, ma è limitata all'interno solamente a una rete locale. Il concetto di internet prevede una sorta di isolamento fisico, cioè le macchine di una rete locale si parlano tra di loro, sono fisicamente connesse tra di loro, ma non sono connesse con l'esterno. Ma cosa succede se io invece ho un'azienda che è fatta su più sedi, è dislocata su più sedi? Ecco, dal punto di vista fisico, ciascuna azienda di fatto potrebbe avere una sua intranet, una sua rete locale privata. Posso poi pensare di collegare tra di loro queste varie intranet, non su internet in modo pubblico, ma con dei collegamenti privati, quindi affitto un collegamento da un fornitore di telefonia e chiedo che questo collegamento sia dedicato a me, magari anche crittografato con una chiave che gli specifico io, e questi collegamenti di fatto sono dei ponti tra le varie intranet. Quindi riesco a creare una rete privata su scala geografica, privata perché è limitata solamente alle sedi della mia azienda, su scala geografica perché possono essere dislocate in punti diversi, che usano in parte le reti locali di mia proprietà, in parte le reti pubbliche, perché il link geografico non vado io a tirare un filo da Torino a Milano, no? È anche illegale, non posso. Devo affittarlo ad un fornitore di connettività. Ma questo filo è configurato in modo che il suo traffico non sia instradato su internet, ma colleghi solamente il punto A col punto B. Queste soluzioni vengono chiamate di extranet. Quindi creo una rete come se fosse un'unica grossa rete locale, ma alcuni pezzi di questa rete sono in realtà di portata geografica e sono dei tubi protetti acquistati da un fornitore di connettività. Ovviamente troviamo sempre combinazioni di tutte queste cose, no? Perché la realtà non è sempre o questo o questo o quell'altro, ma un mix di queste soluzioni. Solo per chiudere il concetto, dicevo, il termine intranet viene usato in due modi molto diversi. Questo che abbiamo definito qui è a livello di rete, dicevo, no? Cioè il fatto che una rete locale non sia accessibile dall'esterno. A volte si parla di internet anche a livello applicativo. Ah, sono entrato nella internet del poli. No? Voi lo chiamate il portale della didattica, ma di fatto che cos'è? È un applicativo software che è riservato solamente alle persone che appartengono a una certa organizzazione.
non è un sito pubblico, ma è un sito privato, per cui ci serve il login, la password, il certificato digitale, la firma, eccetera, per accedere. Quindi si usa il termine internet anche per, a volte, per indicare un portale, un sito, un servizio riservato ai dipendenti dell'azienda, o agli studenti, ai docenti o quello che sia. Poi, questo applicativo può essere a sua volta pubblicato solo sulla intranet fisica, e quindi fisicamente dall'esterno non ci puoi accedere. Quindi ti puoi collegare a quel sito fornendo password, eccetera, quindi è vincolato solamente se sei in ufficio. Oppure l'applicativo internet può essere anche pubblicato su internet. Può essere accessibile, voi da casa riuscite a vedere il portale della didattica. Io da casa riesco a registrare i voti. Perché uso la rete pubblica, cioè quell'applicativo è accessibile anche dall'esterno, pubblicato su internet. Quindi sono due concetti indipendenti. Purtroppo si usa la stessa parola, ma spesso accade nell'informatica. C'è una penuria di termini rispetto ai concetti. Quindi non confondiamole, solo un certo tipo di applicazione, noi chiamiamo un applicativo intranet per dire è accessibile alle persone autorizzate e non è accessibile al pubblico, rispetto al fatto che la rete fisica permetta o non permetta un collegamento dall'esterno o no. Vabbè, qui questo era per quanto riguardava il modello tecnologico. Ok? Quindi abbiamo fatto un veloce excursus in ciò che vuol dire dal punto di vista, cercando un po' anche un po' di evidenziare dal punto di vista dei costi, ciò che vuol dire mettere in piedi un'infrastruttura tecnologica che supporti il sistema informativo. Il secondo aspetto, quello funzionale, lo riprendiamo perché in realtà qualcosa avevamo già visto, qualcosa abbiamo già cominciato ad addentrarci invece nella parte più tecnica del corso. Sono tutti punti di vista che si complementano l'un l'altro, non sono alternativi. Il sistema informativo è fatto di tutte queste cose. Noi in queste ultime due lezioni ci siamo concentrati sul modello tecnologico. Il modello funzionale, come dicevo, già lo conosciamo, ne conosciamo alcune rappresentazioni, rappresentazione di processo, rappresentazione dei dati. Inizieremo domani il percorso che ci porterà alla rappresentazione funzionale mediante casi d'uso. Ma ovviamente ciò che vediamo, i formalismi che usiamo nel corso, non sono né gli unici né omnicomprensivi. La modellazione di processo, ad esempio, è un certo livello di astrazione. Per certe cose è troppo dettagliata, per certe altre invece è troppo semplificata. Esistono anche modelli e anche altre rappresentazioni. Per quanto riguarda i dati, invece, tutto sommato non ci sono modelli alternativi troppo dissimili, troppo difformi. In particolare sull'aspetto di processo, noi, i nostri diagrammi di attività ci danno una definizione abbastanza dettagliata di questi processi, cioè ci dicono che cosa succede, quali sono tutti i vari passaggi, eccetera. Questa visione la possiamo dare solo dopo che abbiamo già in qualche modo inquadrato il processo all'interno dell'azienda, all'interno dei flussi produttivi di cui quel processo si deve occupare. Quindi a monte di questo, a monte della modellazione dei processi che facciamo, in realtà c'è o una nozione condivisa del luogo logico in cui questo processo si colloca, oppure potrebbe essere utile ragionarci. Ad esempio, io qui salto alcune parti perché le avevamo già ovviamente prese. No? Questo modello, che ha questa sigla bruttissima, CRASO, ad esempio è un tipo di rappresentazione che ci permette di vedere a livello più alto l'intersezione, l'interazione tra i processi che modelliamo e le strutture aziendali.
E questo ci dice, guarda che un processo di business, per essere completo, tu dovresti descriverlo da questi 5 punti di vista. E questo spiega perché la sigla è così strana, così brutta. In qualche modo un processo fa interagire un cliente che fa delle richieste, che comportano una certa attività per essere soddisfatte e alla fine producono un output. E tutto questo ovviamente attraversa l'organizzazione dell'azienda. Questi sono i 5 ingredienti di questo modello, che graficamente viene rappresentato in questo modo. E quindi è una visione d'insieme molto aggregata, molto alta, che ti permette di dire, guarda, io ho un cliente, chi è? Richiede un servizio, quale? Questo servizio alla fine fornirà un output, qual è l'output? Che viene poi consegnato al cliente. Quindi una visione in un certo senso esterna, input-output del processo. Il processo riceve in ingresso un servizio e genera un output, ma questi non sono a casaccio, perché sono la richiesta e la risposta a un cliente. Quindi qua in queste tre aree andiamo a spiegare appunto chi è il cliente, quali sono i tipi di richieste che può fare e a fronte di un tipo di richiesta quali sono gli output che può fornire. L'esecuzione del processo comporta l'esecuzione di una serie di attività. E qui dentro queste activity noi ci possiamo vedere i nostri activity diagram, che sono dei passi, dei passaggi di una richiesta più ampia. E queste attività possono anche attraversare livelli organizzativi diversi all'interno dell'azienda. Ah, il magazzino deve occuparsi di, la produzione deve occuparsi di, l'amministrazione deve alla fine fatturare, incassare, eccetera. E quindi posso avere dei processi che in qualche modo coinvolgono entità organizzative diverse. Questo ovviamente dipende dalla complessità del processo. E qui ad esempio abbiamo degli esempi che vanno dal più semplice processo monofunzionale come questo. Dice, questo è un processo in cui un dipartimento dell'azienda fa una richiesta di informazioni al dipartimento finanziario, quindi una richiesta interna, in questo caso il cliente è un cliente interno. E la richiesta si soddisfa con un report, quindi con la relazione che contiene le informazioni richieste. E questo coinvolge un'attività tutta interna al dipartimento finanziario, alla ragioneria noi diremmo. No? Questa tabella sottostante è un altro modo di descrivere questo, ovviamente. Lo faccio in modo grafico, lo faccio in modo tabellare, ovviamente se ho più cose da scrivere conviene farlo in modo tabellare. Svolge una funzione sola e la svolge all'interno di un'unità organizzativa sola, quindi è coinvolto solamente questo. L'altro dipartimento è coinvolto come cliente e quindi non partecipa all'esecuzione del processo. Oppure posso avere dei processi interfunzionali, cioè che coinvolgono più funzioni aziendali diverse. Quindi in un certo senso ho un dipartimento separato che fa un ordine di fornitura a un'azienda diversa e questa azienda in qualche modo farà l'immissione dell'ordine e l'esecuzione dell'ordine, quindi la preparazione dell'ordine in un certo dipartimento e poi un'altra funzione invece si occupa della logistica, quindi la spedizione e consegna dell'ordine stesso. Quindi un processo che in qualche modo scavalca alcuni confini, sono tratteggiati questi confini, non sono dei muri, ma sono dei confini organizzativi all'interno dell'azienda. Vado in un reparto diverso, che ha un capo diverso, un responsabile diverso, del personale diverso, che devono in qualche modo portare avanti un processo che è stato iniziato da un'altra parte. Dal punto di vista del sistema informativo non cambia un granché, comunque deve gestire questo processo. Ciò che cambia è l'impatto organizzativo di queste funzioni. Devo coinvolgere più persone, devo fare in modo che comunichino in qualche modo, che l'informazione sia disponibile,
e che si sincronizzino in qualche modo, no? Non sono le stesse persone che portano avanti il processo. Quindi questo modello CRASO mi permette di evidenziare quali parti dell'azienda sono coinvolte e soprattutto quali sono i passaggi critici, come quello da una funzione aziendale all'altra. Ma poi le cose potrebbero diventare ancora più complesse quando pensiamo invece a processi interorganizzativi, cioè che coinvolgono più organizzazioni, più aziende diverse. Qui fa l'esempio di Amazon, che in realtà gestisce principalmente il front-end, un sito in cui posso fare gli acquisti, ma poi l'acquisto in realtà viene poi preparato da una parte da delle librerie, quindi da altre aziende che hanno fisicamente il bene disponibile e poi spedito da altre aziende ancora. Quindi dal punto di vista grafico è simile a quello precedente. La differenza è che qua i muri non sono più così fini, sono già un pochino più spessi, le linee tratteggiate sono un pochino più pesanti, ma soprattutto perché indicano che si tratta di aziende diverse. Quindi non solamente è necessario un opportuno passaggio di informazioni, va gestito, e di sincronizzazione, ma queste frecce qua sono dei contratti, contratti da aziende diverse, in cui c'è un corrispettivo, in cui ci sono dei tempi di esecuzione, degli accordi, delle clausole, eccetera, eccetera. Ok, quindi per avere una visione d'insieme, questo modello capiamo che è più elevato rispetto a quello degli activity diagram, in cui vado nel dettaglio a vedere quali sono i passaggi di elaborazione di un ordine, ma ci permette di capire il contesto in cui il nostro activity diagram è collocato all'interno dell'azienda. E poi, per voi che siete gestionali, anche di ragionare sulle implicazioni poi organizzative e contrattuali del processo stesso, del fatto che il processo sia realizzato in questo modo. Ok, qua mi fermo, noi ci vediamo domani e voi invece pomeriggio vi divertite in laboratorio.